Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Incominciamo questa nuova rubrica in cui cerco di fare una chiacchierata con voi in maniera informale su tanti argomenti che stanno riguardando il mondo delle telecomunicazioni e delle tech in questo momento. Io sono Francesco Renzo, mi occupo principalmente di telecomunicazioni, però ovviamente sono un informatico, insomma mi piace tutto quanto quello che è il mondo della tecnologia, quindi se ti interessano questi argomenti iscriviti subito al mio canale, metti un mi piace e magari se vuoi sostenermi puoi fare anche un abbonamento o darmi un grazie qua giù. È un modo per poter sostenere la mia attività economica sulla quale pago anche le tasse ed è un modo per ringraziarvi veramente per tutta quanta la mia attività. Prima di cominciare vi dico subito che qui giù trovate i capitoli se state guardando questo video su YouTube e di conseguenza potete skippare e scegliere quello che più vi piace in modo tale da non perdervi nelle chiacchiere. La prima notizia che mi ha incuriosito tanto è il fatto che la Microsoft abbia deciso di produrre dei nuovi computer, li ha chiamati Copilot PC. Ragazzi, siamo entrati nell'era dell'intelligenza artificiale e la Microsoft insieme ad OpenAI, dopo aver messo su lo progetto per un server di non so quanti miliardi di euro che è dedicato soltanto a OpenAI, che poi non è un server, è una batteria di server, è una farm intera, diciamo così, ha deciso di spingere sull'acceleratore e di integrare il supporto di Copilot all'interno dei computer di nuova generazione, praticamente Surface, Asus e qualcun altro. La novità qual è? Che tutti quanti questi computer che montano un processore che è uno Snapdragon, quindi si va dalla classica tecnologia Intel x86, si va quindi verso una tecnologia ARM, e dicevo abbia deciso di inserire all'interno di questi processori, quindi all'interno di questi computer, l'intelligenza artificiale. Già c'è l'intelligenza artificiale, ma questa volta viene inserita proprio all'interno di un processore, il quale a sua volta avrà una sezione dedicata per il calcolo in locale di tutta quanta le richieste, di tutte quante le richieste che noi faremo, e questa nuova sigla si chiama NPU. Ti faccio comparire qua la scritta e ciò che significa. La svolta, diciamo, è abbastanza epocale e diciamo così che tende a dare un po' di fastidio alla Apple, che nel frattempo sembrerebbe essere rimasta a bocca asciutta, perché sì, è vero, sta lanciando processori che sono portentosi, meravigliosi, però non si sa ancora nulla per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Dicono che stiano, diciamo così, sviluppando un accordo con direttamente OpenAI, il che sarebbe devastante perché OpenAI è anche, diciamo così, al proprio interno anche la Microsoft. Insomma, sembrerebbe essere rimasta decisamente al palo. Ancora più al palo secondo me c'è rimasta Intel, perché a questo punto Snapdragon farà processori per il Copilot PC, l'Apple ha passato già le armi, cioè è già passata la serie M e siamo già arrivati alla quarta M, che curiosamente è stata inserita all'interno degli iPad Pro e non dei PC, quindi gli iPad in questo momento nuovi sono più potenti dei MacBook Pro nuovi, ed è questa cosa è incredibile ed è devastante. Ma ritornando a quello che stavamo dicendo, tutto quanto questo Intel è rimasta al palo. Già, che cosa farà Intel? Non lo sappiamo. Cosa farà? Boh, non lo so, l'intelligenza artificiale sembrerebbe essere il nuovo gancio per il futuro, questo Microsoft lo sa molto bene, lo sa anche molto bene Google, e non si vede in questo momento nessun tipo di sviluppo né per Intel né per AMD. Vedremo, capiremo quello che succederà in futuro. Tra l'altro si sta sollevando anche un vespaio di polemiche intorno alla privacy di questi nuovi PC, già perché questi nuovi PC per funzionare hanno bisogno, l'intelligenza artificiale normalmente per funzionare ha bisogno di un enorme, grandissimo quantitativo di dati, e questi dati vengono dati in pasto dagli sviluppatori dell'intelligenza artificiale in maniera volontaria, ma possono essere attinti anche a questo punto da tutto quanto quello che c'è all'interno dei PC. Credo che ci dovrebbe essere un'opzione per disabilitare, non dico Copilot, ma quanto la raccolta dei dati interni. Dicevo, il mondo si sta scandalizzando per questa news, in quanto dicono che violerà la privacy, però io voglio ricordare che la privacy viene violata tutte le volte che abbiamo un browser Chrome, tutte quante le volte che abbiamo un PC Android, oppure tutte quante le volte che abbiamo uno smartphone Android, tutte le volte che utilizziamo gli assistenti vocali, Google Maps, insomma, credo di aver realizzato anche un video a riguardo. Fatelo a guardare, perché i modi in cui violano la nostra privacy, cioè violano, è un tra virgolette ovviamente, i modi in cui tutti quanti noi diamo le nostre informazioni attraverso la privacy,
attraverso, scusatemi, il modo in cui noi diamo l'informazione a queste aziende è devastante. Tra l'altro ho trovato sul web anche una cosa interessante. Parliamo di privacy, però vi fate geolocalizzare da Tinder, vi fate geolocalizzare da Facebook per pubblicità di attività vicino a noi, vi fate geolocalizzare da Google per associare le foto ai luoghi che avete visitato, vi fate geolocalizzare da Randstatic per condividere il vostro percorso mentre andate a fare jogging, vi fate geolocalizzare da TripAdvisor per capire come è stato l'aperitivo all'interno di un locale, vi fate geolocalizzare da Apple quando capiterà forse un giorno di lasciare l'iPhone nel locale in cui avete fatto sempre quel famoso aperitivo, magari suggerito da TripAdvisor. Vi fate geolocalizzare da app del supermercato per trovare il punto più vicino da voi e per dire anche quali sono le vostre abitudini di spesa, perché ovviamente si passa la scheda. Vi fate geolocalizzare da O Globo, Just Eat e altri food delivery, e qua ovviamente nessuno può dire qualcosa. Vi facciamolo geolocalizzare da WhatsApp. Oppure semplicemente da WhatsApp teniamo così tanto alla privacy, specialmente dei nostri figli, che a volte mettiamo l'immagine dello Stato che contiene i nostri figli, e quella la diamo praticamente a tutta quanta la nostra rubrica, anche a quelli che c'entrano di straforo nella nostra rubrica. A me succede ogni tanto che con WhatsApp mi arrivino delle proposte così, delle vendite, ma chi gli ha dato mai il numero di telefono a loro, e loro conoscono anche la foto del mio profilo. Continuando, abbiamo Telegram, app di messaggistica che geolocalizzano, ci facciamo geolocalizzare da subito.it all'interno della nostra città. E poi parliamo di privacy, insomma, credo che abbiamo già tanti modi per farci violare la nostra privacy, che diciamo che il Copilot PC forse è l'ultimo dei nostri problemi in questo momento in tema di privacy. Manca la cultura della privacy, questo è il problema. Se la vogliamo la privacy, manca la cultura. Passiamo a un nuovo argomento. Anthropic ha presentato, o meglio, ha rilasciato in Europa e anche in Italia Claude 3. Io ci ho fatto un video, ti chiedo di guardarlo. Claude 3 è devastante. Francesco, è veramente devastante. Io credo che sia 3-4 anni avanti a qualsiasi altro tipo di intelligenza artificiale. Devo sviluppare ancora, o meglio, devo approfondire ancora il concetto e tutto quanto quello che gira intorno a ChatGPT 4o, che sembrerebbe essere fantastico, e con lui ho scritto anche un post per il mio blog. Però in questo momento Claude 3 è devastante perché ti permette veramente di fare un qualcosa di incredibile. Io nel video che ho pubblicato, per esempio, ho dato in pasto una foto, o meglio un grafico. Ho chiesto a Claude di definirmi quel grafico, lui ha riconosciuto che stavo parlando della piramide dell'età, mi ha riconosciuto i problemi che ci sono in Italia, mi ha analizzato pezzo pezzo il grafico ed è arrivato anche alla conclusione di dire che ci potrebbero essere problemi per quanto riguarda il sistema pensionistico in futuro. Pazzesco, soltanto da un grafico in cui non c'era neanche scritto che quella era la piramide dell'età. Ti invito a guardarvi il video perché è assurdo, così come è assurdo ormai inquadrare una funzione matematica e farsela sviluppare da Claude 3. Ok, in questo momento probabilmente sbaglia qualcosa, ma diciamo che il 90% del lavoro lo fa interamente lui. Claude 3, che è alimentato, addestrato in maniera evidente con libri di filosofia, letteratura, etica, sociologia, quindi è in grado veramente di tenere una discussione quasi da umano, ed è assurdo tutto quanto questo. Veramente pazzesco. Bravi quelli di Anthropic, Claude 3 sicuramente ha una marcia in più. C'è anche una mia studentessa che ha messo in maniera molto candida il fatto che per fare una presentazione ha utilizzato degli appunti che ha preso da me, gli ha dato in pasto a Claude e mi ha tirato fuori un argomento bellissimo. Ho chiesto, sicuramente ho detto io, guarda, non è farina del tuo sacco, ma è stata fatta con intelligenza artificiale, ho approfondito ed è stata fatta con Claude, ma non avevo dei limiti, non avevo dei parametri che mi dicessero attenzione, questo è stato fatto con intelligenza artificiale, l'ho presupposto io e ho avuto ragione. Ho rimesso su dopo tantissimi anni francescorenzo.com, è un blog che ho utilizzato tantissimo, anzi tutta quanta questa attività che vedete dovete sapere che è nata grazie a quel blog. A un certo punto poi l'ho cancellato, l'ho rimesso, il motivo è molto semplice: scrivere non è come fare un video, per me scrivere è un qualcosa di oneroso. Però grazie all'intelligenza artificiale sto riuscendo a portare avanti questo programma.
sappiate che in questo momento il mio flusso è un po' particolare, perché tutto quanto parte da dei video che metto su YouTube, li faccio analizzare da un'intelligenza artificiale che mi estrapola tutto quanto quello che io dico, poi lo faccio trattare da ChatGPT, ma adesso dovrò incominciare da Claude per quanto riguarda il trattamento del testo che io stesso dico, quindi sto utilizzando tutto come degli assistenti virtuali, alcune immagini li genero tramite le intelligenze artificiali e pubblico sul web, grazie al fatto che con un servizio che si chiama IFTTT è possibile impostare delle applet per cui tutte le volte che io creo un video e lo pubblico su YouTube va a finire come post all'interno delle bozze. Poi sempre intelligenze artificiali, e in questo credo che ChatGPT sia più bravo di tutte quante le altre, Copilot compreso, riesco a trovare anche dei tag. Insomma, riesco a portare finalmente questa attività perché riesco a fare dei post su prodotti che già io stesso, insomma, di cui io stesso parlo. Quindi ottimo assistente, veramente tutta quanta l'intelligenza artificiale che io uso, ragazzi, ne è tantissima e quel blog sta su così. Per quanto riguarda invece gli oggetti, tipo quello che ho pubblicato credo l'ultimo giorno, vediamo un attimino cosa c'è scritto, qual è la novità di francescorenzo.com. Per quanto riguarda invece l'ultimo articolo, in questo momento è l'Ovius AMR5, che è un mini PC che mi arriverà, non so quando, ma mi arriverà. Diciamo così, mi sono portato avanti il lavoro, mi sono fatto fare una ricerca dell'intelligenza artificiale e in questo momento è un articolo che si presta benissimo per me anche per creare ordine tra le mie cose. Questo me lo sono fatto fare invece da Copilot, ho dato in pasto lui una serie di indicazioni, sto diventando pian piano un prompt designer, perché ovviamente si impara, stiamo tutti quanti imparando in questo momento. A proposito, non mi fate fregare le fuffettare, in questo momento stiamo tutti letteralmente imparando ed esperti non ce ne sono di intelligenza artificiale. Comunque sto cercando di, o meglio ci sono gli esperti, ma non sono, insomma, parecchi occhi ai fuffaroli, insomma. Il blog esiste grazie a loro, quindi non posso che esserne felice. A proposito, vattela a guardare ogni tanto, così muove, guardati il canale Telegram sui quali scrivo qualcosa di mio. Io uso principalmente YouTube e Telegram, non ho altri social su cui puntare, vorrei puntare su, come si chiama, TikTok, però in questo momento non ci riesco. Altra considerazione, Facebook è tossico e sta diventando sempre più tossico. Ho ricevuto il Narval Frio X Ultra, praticamente l'hanno ricevuto i tre quarti degli youtuber d'Italia, ed è un robot lavapavimenti eccezionale, ragazzi, è devastante, lo dice anche Tommy, è devastante ed è un aiuto fondamentale per la casa, perché lui non si limita a fare una pulizia generica, però si fa una pulizia piuttosto importante. A proposito, ci sono gli ultimi 9 giorni in cui si può ritirare il robottino a un prezzo piuttosto sostenuto, cioè piuttosto importante, sono 700 euro, però ricordatevi che YouTube applica il 700 euro col codice, mi sa che si chiama Renzo 3000 o Renzo 300, insomma te lo faccio comparire qui sotto. Non vengo pagato per questa cosa qua, perché il mio pagamento è consistito nell'avere già quell'oggetto tra le mani in maniera gratuita. Però ragazzi, è veramente molto buono e ve lo consiglio tantissimo. Tra l'altro, dicevo, con Amazon si può pagare anche a rate e quindi si ha la possibilità di poterlo sfruttare in maniera tranquilla. Nel metodo di pagamento, nel momento dell'acquisto, selezionate anziché la vostra conto corrente bancario o la vostra carta di credito, potete selezionare mi sa che è Klarna o Cofidis, non mi ricordo qual è, insomma è attivate una forma di finanziamento con un credito al consumo. Tra l'altro Amazon potete provare i prodotti e restituirli entro 14 giorni, quindi insomma fatelo perché conviene. Dicevo, per quanto riguarda, non è una marchetta questa, lo è stato quello del video precedente, però diciamo così che per quanto concerne Facebook è un posto tossico. Perché? Perché per spingere comunque la visione di quel video ho provato a fare una sponsorizzata, 50 euro lasciati così su Facebook, convinto che il target delle persone adulte fosse molto più interessato rispetto al target delle persone meno adulte. Ecco, Facebook è diventato un ambiente tossico perché è perché praticamente le persone hanno incominciato non a fare delle domande così come dovrebbe essere in un luogo normale, ma a dire che si tratta di una truffa, di una fuffa. Allora, sono persone che ovviamente vivono in un mondo tutto quanto loro, perché basterebbe andare a guardare tutte le recensioni degli youtuber italiani per capire che il prodotto è buono. B, perché è venduto su Amazon, quindi anche se fosse una truffa glielo potreste restituire segnalando ad Amazon anche la truffa, cosa che invece non capita molto spesso.
adesso, e di conseguenza, cioè, si sparla, si spara così un attimo. Ah, pensavo fosse il Corriere, invece erano testimoni di Geova. Va bene, ok, allora, stavamo riprendendo il discorso su Facebook. Le offese diventano troppe, Facebook è diventato un ambiente tossico e Meta dovrebbe, secondo me, prendere delle decisioni, anzi secondo me non è in grado ancora di prenderle, tant'è che sta puntando solamente su, diciamo così, delle strade poco percorribili. Perché dico questo? Meta è in crisi perché ha puntato tutto qualche anno fa sul metaverso. Il metaverso che possiamo definirlo tranquillamente un flop. Un flop perché, sebbene sì, ci sia l'impatto wow all'inizio quando tu indossi quel caschetto, è un qualcosa di strano. Allora, io ho fatto un corso sul metaverso, quindi so di quello di cui parlo, conosco tutte quante le potenzialità, conosco anche tutti quanti i rischi del metaverso. Non lo userò nelle mie aule perché non lo considero un oggetto inclusivo. Il metaverso è una grandissima sciocchezza, perché ci sono delle app 3D, sì, meravigliose, fantastiche, stupende, ma a livello didattico, per quanto concerne le cose che faccio io, credo di non doverlo utilizzare, a meno che non esco a qualcosa di più importante. Tant'è che anche la Silicon Valley ormai non sta parlando più del metaverso, ma stanno parlando tutti quanti dell'intelligenza artificiale. Quindi diciamo che Facebook ha preso un accantonato, o meglio Meta ha preso un'accantonata parlando di questa cosa qua. Però, portando avanti meglio questa battaglia, però un'altra cosa che mi lascia veramente pensare è il fatto che davvero sta diventando un ambiente tossico in cui tutti quanti i numeri stanno scendendo. Per fare questo ha cercato di mettere su un'intelligenza artificiale, io l'ho recensita anche in questo video, però diciamo che non mi ha convinto del tutto, è in fortissimo sviluppo, si usa Llama 3 che è un buon tutto, però in questo momento viene nettamente superata tranquillissimamente da ChatGPT anche nella versione gratuita. In questo momento è superatissimo da Claude 3 e anche da Copilot, che sta ereditando ChatGPT 4 piano piano. Non so se già l'ha fatto, ma comunque credo che possa averlo già fatto. Quindi diciamo che è un ambiente tossico, i numeri sono in basso, a ribasso è dura per Meta, che a questo punto si aggrappa più che altro su Instagram e secondo me tra poco comincerà a mettere una bella pubblicità su WhatsApp. Tra poco non so quanto, ma tra poco succederà tranquillamente. Ma vedremo un attimino. L'algoritmo di YouTube, le visualizzazioni dei principali creator in Italia, comprese le mie, che non sono uno tra i principali ma sono uno degli ultimi arrivati, sono in calo. C'è un mormorio generale perché ovviamente è in calo per tutta una serie di motivi. L'algoritmo funziona bene, perché se l'algoritmo avesse funzionato nella maniera tradizionale avrebbe comunque fatto perdere parecchie visualizzazioni, parecchie audience a YouTube. Provate a farci caso, aprite l'app di YouTube e che cosa vedete nell'app? Guardiamola insieme. Allora, proviamo ad aprire l'app. Guardate, avviamo l'app, andiamo nella home page. Che cosa c'è? C'è un video, c'è una pubblicità, ci sono gli short, c'è un post di una community, c'è un cos'è questo? Pubblicità, video lungo, tra l'altro bravissimo Raffaele Gaito, shorts, avete visto? Cioè praticamente i video lunghi non sono più preferiti da YouTube preferisce sì i video lunghi, ma preferisce, fatemi stoppare la registrazione, ma preferisce anche e soprattutto avere tanti shorts e tanti post alla community, perché il mercato, l'audience sta cambiando, lo ha detto anche Giorgio Taverniti, l'audience sta cambiando, non è più il YouTube di 3-4 anni fa, i ragazzini adesso hanno tutti quanti fretta, 13 anni, 15 anni, avere fretta perché devono fare qualcosa, devono per forza avere fretta, porca miseria, non possono guardarsi un video, devono avere fretta di scrollare, di procurarsi dopamina scrollando velocemente. Dicevo così, YouTube sta cambiando perché sta cambiando l'audience, perché la gente, se non ci fossero gli short, andrebbe verso TikTok tutta quanta. TikTok che in questo momento praticamente è il re degli shorts, credo che sia seguito a ruota da Instagram Reels, a ruota ancora da YouTube, e quindi di conseguenza se YouTube non entra anche nel mercato degli shorts c'è un piccolo problema
che non è da poco, insomma, potrebbe essere un problema veramente molto grosso. Quindi no, non, l'algoritmo non è impazzito, semplicemente è cambiata l'audience, YouTube sta cercando di seguire l'audience, e chi fa YouTube in maniera tradizionale come me o pochi altri ha obiettivamente dei numeri che sono decisamente in calo, quindi mi sa che devo incominciare a fare gli shorts pure io. Mannaggia, devo cambiare posizione perché non va bene quella che avevo io, mi fa male il collo. Rispondo adesso ai vostri commenti, o meglio a qualche commento lasciato su questo video, o meglio rispondo a qualche commento che mi avete lasciato su qualche video precedente. Allora, il primo commento a cui voglio rispondere è quello di Ciccio il Poeta, che dice: ciao Francesco, perdona l'ignoranza, se passo alla FTTH con un ONT, ok, e l'ONT è uno scatolotto che si mette vicino alla borchia ottica, e, diciamo così, attaccato all'ONT, che è uno scatolotto, si mette il router con una presa Ethernet. Se passo all'FTTH con un ONT e il Fritzbox 7530 in cascata, penso a questo punto il 7530 in cascata router che ti dà l'operatore, diciamo così, perderei la gestione telefonica del Fritz? No, perché se tu, se tu hai il Fritzbox già impostato con i parametri VoIP dell'operatore, ti basterà semplicemente collegare il tuo telefono direttamente alla presa RJ45 del Fritzbox, e così come era configurato, così continuerà a configurare. Il VoIP ha bisogno soltanto di una connessione a internet e i parametri VoIP. Ti faccio una domanda: la connessione a internet ce l'hai? Sì. I parametri VoIP del router ce l'hai messi? Nel Fritzbox? Sì, e allora funzionerà per forza. Basta chiaramente collegare il telefono al Fritzbox e non al router dell'operatore. Ovviamente, se la parte telefonica è così tanto banale come cosa, che diciamo così è passiva quasi, quindi la puoi mettere tranquillamente il telefono anche al router del tuo operatore, non ti cambierà nulla, non cambierà nulla assolutamente. Se invece intendevi dire che il Fritzbox è di tua proprietà e quindi utilizzerai solo quello e non quello del router dell'operatore, dovrai impostare i parametri PPPoE all'interno del Fritzbox, e quello te li deve dare il tuo operatore, perché è proprio un nome utente e una password, dimensione le dà tranquillamente, per esempio. Dovrai farti dare gli parametri VoIP dal tuo operatore, e non so adesso, ma ai tempi di quando io lavoravo nel call center bisognava farsi il segno della croce al contrario per averli, perché non sempre li davano questi parametri. Dopodiché avrai la connessione, sì, avrai i parametri, sì, funzionerà anche il telefono per forza. Ma continuiamo nella lettura del commento. Se così fosse, fino a che la mia rete me lo permette, rimango più volentieri all'FTTC. In caso di passaggio all'FTTH con relativo ONT, la configurazione telefonica dovrebbe essere impostata. Si tratterebbe solo di un passaggio di cavi Ethernet. Indovina, si tratterebbe soltanto di un passaggio di cavi Ethernet. Ringrazio per queste informazioni. Ok, allora tenete presente che però nel passaggio di cavi Ethernet, se attacchi il Fritzbox all'ONT, l'ONT ti dà la connessione e quindi dovrai staccare il cavo di rame. Però la connessione va impostata, ti devi far dare sempre i parametri PPPoE, ok? Ciccio il Poeta, un'altra cosa, io rispondo a circa 400 messaggi al giorno, ok, non tutti di YouTube, ma ci sono anche i messaggi privati di WhatsApp, ci stanno anche altre piattaforme, insomma c'è un po' di tutto, quindi occhio, cioè che io a volte non rispondo, e non devi essere deluso, come è scritto successivamente. Grazie per la risposta, in ogni caso che delusione per Francesco Renzo. Ragazzi, provate voi a gestire 400 messaggi gratuitamente, perché nessuno mi paga per rispondere ai messaggi. Rispondo anche alla domanda di Gennaro Carannante. Buonasera caro, vorrei un consiglio. Ho attivato la fibra ottica TIM da 1 gigabit, buona, direi che ti fa che è buona. Il problema è che facendo gli speed test con smartphone S23 Ultra, quindi che è grosso ed è meglio di questo che un S22 Ultra, il download arriva a 55 megabyte, si dice megabit, non megabyte. I megabyte misurano la capacità, il megabit misurano una velocità. I megabyte sono paragonabili a un lago, i megabit invece sono paragonabili a un fiume che scorre con tutti quanti i dati, e qui la poesia scatta di brutto. Il problema è che facendo gli speed test con un S23 Ultra il download arriva a 550 megabyte, non è poco, invece l'upload 300 megabit
bit, non byte, e va benissimo. Allora, caro Gennaro, innanzitutto ci sono mille motivi per cui rilevi questa velocità. Il primo potrebbe essere banalmente che stai utilizzando un wifi e bisogna capire, il wifi lo stai utilizzando proprio attaccato al router? Sì, è un conto. Lo stai utilizzando in un'altra stanza? È un altro problema. Raggiunti 550 megabit, quindi sicuramente stai con la wifi a 5 GHz e questo è buono, e non stai con quella, diciamo così, a 2,4, dove saresti andato soltanto a 100 megabit. Però la questione del wifi è rognoso, perché il wifi puoi anche stare vicino ma riceve delle interferenze. Inoltre non mi dici qual è il router di partenza, perché il router di partenza, diciamo così, potrebbe inficiare tantissimo. Se hai un router scarso, il router di TIM, quello che ho recensito pure io, insomma, non è che tutta sta potenza di segnale. Diciamo che è normale che tu vada a 500 megabit, non è normale invece avere una misurazione col wifi. Gli speed test vanno fatti per favore con un cavo Ethernet, anche se lo colleghi all'iPad tramite cavo Ethernet, vanno fatti con un cavo Ethernet, ricordati, con un'app dedicata da riga di comando è anche meglio, e solo così potrai capire quanto alla base ti arriva, perché ci sono anche altri motivi per cui non si può arrivare a un gigabit. Ti lascio qua il video che io avevo già preparato, non per te ovviamente, ma che avevo preparato in passato, quindi cerca di indagare pure un po' tu su questa roba. Non so più in quanti modi dovrò chiedere perdono a AVM, perché ho avuto i loro meravigliosi ripetitori Powerline. Si fanno da ripetitori anche da Powerline, sono meravigliosi, e non ho avuto ancora il modo di creare un video per loro. Loro risolvono dei problemi, me li hanno regalati. Io con AVM ho un rapporto abbastanza speciale, perché AVM è stata la prima azienda, no, la seconda dopo Netgear, che però poi è scomparsa. AVM invece, grazie al loro meraviglioso PR, ha avuto la possibilità, ha avuto la capacità di credere nel mio canale quando mi guardavo giusto io, mia moglie e forse anche mia madre, e quindi di conseguenza loro hanno creduto in me, hanno investito tantissimo in me, mi hanno anche dato degli oggetti in cambio. Io a loro, per una questione anche affettiva, non chiedo mai denaro, ma e sono tra l'altro bravissimi, perché sono anche loro che mi contattano, quindi non ho neanche la possibilità di dire per favore datemi questo nuovo router, fatemelo provare, perché il meraviglioso PR che hanno mi legge nel pensiero, e quando ne ho bisogno, paf, arriva la sua email e dice: Francesco, ti piacerebbe provare questo prodotto? Ovviamente non posso rispondere che sì. Con AVM tra l'altro si casca sempre in piedi, io devo prima o poi creare il video per questi oggettini, che tra l'altro mi servono perché ho un punto cieco del wifi nella casa, e guarda caso quel punto cieco si trova vicino alla Smart TV, per cui ogni tanto, non sempre, perdo un filo di qualche frame, nulla di grave, si può sopravvivere, per carità di Dio, però con questa roba qua va decisamente più fluido e più veloce tutto quanto il sistema. Quindi questi meriterebbero di essere provati e meriterebbero anche un video a parte. Di che devo parlare adesso? Pacchi. Abbiamo un router che mi è arrivato, è il Banana P, che è un Wi-Fi 6, questo dovrò ancora spacchettarlo, quindi lo posso posare un attimino qua. È un router particolare perché su ci sta OpenWRT, e dopo tutti quanti i GLE Ethernet che ho provato, questo sarà il primo con OpenWRT. Sono curiosissimo. Un'altra cosa che mi è arrivata sono delle cuffie della Soundpad, sembrerebbero cuffie sono anche cuffie cinesi, però sono cuffie cinesi di qualità. Io ho già le mie Soundpad, che sono queste, guardate, funzionano benissimo. Perché si indossano, che è una meraviglia. Ok, guardate un attimo, vedete, scompaiono, e l'orecchio è libero, non viene mai occluso tutto quanto l'orecchio, posso ascoltare ciò che viene fuori, non se ne vengono neanche a pagarle queste cuffie, e sono le cuffie che uso io quando vado in auto, perché mi permettono di guardare tutto. Mi hanno chiesto di portare sul mio canale anche queste, sono ancora integre, come vedete non le ho toccate, però anche queste qua dovrò spacchettarle. Inoltre mi ha chiamato EZViz,
dove sta? E ZViz, che sono altri partner storici del mio canale, dopo una serie di videocamere mi hanno dato un'altra videocamera, però questa qua è incorporata almeno all'interno di un citofono la cui base esterna è wifi. Qui abbiamo uno schermetto e qui abbiamo l'app. Praticamente qual è lo scopo? Lo scopo è avere un citofono, ho detto interfono perché ho dei parenti francesi a casa in questo momento e loro lo chiamano interphone, meglio. È un citofono che ti permette quindi di poter rispondere anche se non sei a casa, far finta di essere a casa. Per esempio, io a quelle persone là, prima di sapere chi potesse essere, anziché alzarmi, avrei potuto guardarle qui, li avrei già riconosciuto, insomma, avrei potuto anche rispondere da qui se mi fossi trovato sia qui nello studio oppure se mi fossi trovato anche, che so, in Francia, in Inghilterra, non c'è problema. Quindi sono cose molto utili. Ringrazio anche MobVoi che, dopo avermi dato il Tic Watch, che tra l'altro è stato seppellito di critiche che non si aggiorna, però porca miseria, ho avuto 2 aggiornamenti io e quindi di che cosa si parla non lo so ancora. L'ho avuto il primo quando l'ho avuto proprio l'aggiornamento, e l'altro, gli altri 2 update sono arrivati nel frattempo. Loro mi hanno dato il Tic Watch Pro 5 Enduro, che sta ancora, cioè dovrò ancora spacchettarlo e vedremo un attimino di che cosa si parla. Ultimo pacchetto. Sì, si avvicina l'estate e quindi c'è bisogno di un ventilatore da tavolo con una bella batteria. Mi arriveranno anche altri oggetti, però in questo momento li tengo tutti da parte per un unboxing. Funziona così, ragazzi: arriva la merce, ti verrebbe voglia di spacchettarli, mannaggia la miseria, però ti fermi perché devi aspettare il carico. Perché non sto pubblicando più così tanti video come una volta? Per il semplice motivo che da 2 mesi a questa parte sto studiando per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di economia aziendale, classe di concorso A045. Sì, ok, sono già insegnante di geografia, però la vita dei docenti è fatta di un aggiornamento continuo, tra l'altro anche a spese nostro. Se non ci sta questo aggiornamento si potrebbero perdere varie opportunità, sia di lavoro e sia opportunità di crescita. Quindi sì, sto pagando un corso e farò l'esame entro il mese di maggio. Non ho ancora informazioni su dove lo farò, però ho intenzione di farlo. Cioè, devo farlo per forza, visto che ho pagato l'esame per diventare anche un insegnante di economia. Continuerò a studiare e a insegnare geografia, però economia aziendale potrebbe essere un'arma in più all'interno della mia faretra, che ha poche frecce in questo momento perché ho iniziato a fare l'insegnante da pochissimo tempo. Diciamo così, prima lavoravo in un call center, da qui proviene tutta quanta la mia conoscenza del mondo dell'informatica. Ero un formatore, no, dell'informatica no, delle telecomunicazioni, quindi ero un formatore, e adesso insomma sono diventato, ero un formatore all'interno del campo delle telecomunicazioni per un call center, diciamo così, prediligevo l'assistenza tecnica. Adesso invece ho cambiato vita da 2 anni a questa parte. Bene ragazzi, io sono arrivato alla fine di questo nuovo format, che è lunghino, però ripeto, l'avete visto tutti quanti, anzi, se siete arrivati fino a questo punto, commentate semplicemente con un sorriso, oppure con un emoticon che in questo momento mi vorreste dedicare. Utilizzate super grazie, iscrivetevi al mio canale, diffondete tutta quanta questa roba. Da Francesco Renzi è tutto, ciao ragazzi, alla prossima!